DigiGreen è il festival dell'ecologia e dell'immaginario digitale. Laboratori, attività creative e anche eventi per esplorare i temi della sostenibilità e del digitale. Alcuni istituti sul territorio nazionale e di ogni grado scolastico hanno partecipato a questa iniziativa all'interno del Piano Nazionale Scuola Digitale. La scuola capofila, l'Istituto Comprensivo Rosmini di Roma, ha organizzato il 5 novembre un festival in presenza nel quale hanno mostrato i risultati di questa attività e noi siamo andati a vedere. Ora ci troviamo all'interno dell'aula in cui vengono presentati i lavori dell'Istituto Comprensivo Lucio Fontana di Roma e qui vengono presentati alcuni lavori anche con la docente Clementina. Buongiorno. Salve. Allora, voi quali obiettivi avevate dell'Agenda 2030? Questo però, lui che parla invece, come ti chiami? Il nostro, Come ti mi chiami chiamo te? Matteo. Matteo, ecco. Allora, voi quali obiettivi avevate? Il 12, il 9 e l'8. Perfetto, ecco che lo vediamo qua. E che cosa avete fatto per questi obiettivi? Allora, per questi obiettivi abbiamo creato un sistema di acquaponica. Questo sistema di acquaponica è un Acquaponica. sistema in riciclo. Come funziona? Ogni classe ha messo dei pesciolini dentro e ha creato dei cartelloni Sì. con i nomi dei pesciolini e poi dopo, grazie agli escrementi dei pesciolini Sì. e grazie a dei batteri che purificavano, Sì. veniva fertilizzata la terra e aiutava a crescere le piante. Le piante Ah, ecco. non possono essere piante che crescono sottoterra come carote e altre piante, Sì. e in questo sistema di acquaponica abbiamo creato anche un orto verticale. Anche l'orto verticale, perfetto. Quindi è un modo per diciamo, sensibilizzare e fare una cosa concreta per un consumo di acqua responsabile e anche per fertilizzare, giusto? Perché i pesci quindi aiutano a fertilizzare. E poi che cosa altro avete a scuola? Allora, nella nostra scuola c'è anche un laboratorio con delle macchine chiamato Fab Labaro Sì? e ci stanno varie macchine come la laser cutter. La laser cutter lavora in legno Sì? e abbiamo fatto l'insegna da attaccare sopra l'acquaponica. Ecco che è Questa questa. Perfetto. Molto bene. Tu che classe fai là? ex quinta B. Ex quinta B, va bene, va bene. Ok, bravo Matteo, bravi tutti quanti. Francesco, uno studente del liceo Socrate, ciao. Ciao. Di che si tratta questo progetto DigiGreen? DigiGreen appunto è una rete di scuole, sono dalla primaria alla secondaria e alla secondaria di secondo grado. Riflettono sulla sostenibilità, sull'Agenda 2030, che sono degli obiettivi che si spera di poter raggiungere. Ovviamente, dato che siamo una società avanzata, cerchiamo di ottenere questi obiettivi anche in base alla tecnologia. Qui abbiamo il nostro primo lavoro, che sono parole utilizzate generalmente per ferire, che però abbiamo cercato di trasformare in parole per unire. Per unire. Certo. Quindi sono varie parole. Abbiamo parole che vengono utilizzate con tono dispregiativo. Abbiamo trovato l'etimologia, l'origine, e poi in seguito Sì. abbiamo trovato delle parole sostitutive che sono utilizzate con una connotazione non negativa. In seguito poi possiamo anche fare un questionario riguardo alcune comunità passate che anche qui involgono sempre dei modi per ferire o comunque possono essere molto fraintendibili. E questo è uno degli obiettivi dell'Agenda 2030, giusto? Quindi avere anche un linguaggio appropriato e soprattutto affrontare dei temi in maniera nuova, diversa, inclusiva. Va bene. Grazie.
Qui invece che cosa abbiamo che avete realizzato voi? Si chiama Eco Cestagono, è un cestino per la carta, realizzato in cartone con la macchina che taglia con i laser in cartone. Questo invece è un portagessetti. Quindi si apre e si può gettare la carta? Sì, esattamente. Tutto in cartone? Sì. Esa cestino? Eco Cestagono. Eco Cestagono. Perché è un ottagono, un cestino, certo. Ed è ecologico. Bene. Ottimo, buon lavoro, ciao. Grazie. Ciao, ciao. Qui invece siamo all'interno dell'aula che ospita il liceo Buratti di Viterbo. E qui hanno realizzato un progetto su gli obiettivi 2 e 3 del cibo dell'Agenda 2030. E ci sono anche c'è una piattaforma che poi indichiamo più avanti nel video, e vengono anche svolti dei giochi online, quindi anche un esempio di gamification nel quale gli studenti e gli alunni si sono esercitati e hanno giocato imparando molte cose per quanto riguarda questo tema del cibo, che è molto importante all'interno del progetto DigiGreen. Ora ci troviamo invece con la maestra Anna, salve. Salve, buongiorno. E ci fa vedere il loro lavoro che hanno svolto sempre per il progetto DigiGreen. Esatto, allora in questo caso rispetto all'obiettivo 12, i ragazzi della scuola secondaria hanno creato un sito con l'applicazione Google Site. E a parte, diciamo, presentare il progetto, hanno creato delle pagine specifiche. Quella che è più interessante è questa: essendo noi una scuola di Lambaro, i ragazzi, che è un quartiere di Roma, è un quartiere di Roma Nord, sì, hanno esplorato il quartiere, hanno individuato gli esercizi commerciali nel quartiere, hanno creato una mappa interattiva digitale. Nella pagina dedicata alla lista dei negozi si possono ritrovare questi esercizi suddivisi per categorie. Sì. E per ciascuna categoria, cliccando... Quindi un lavoro nel territorio. Un lavoro nel territorio di valutazione del livello di sostenibilità. Cliccando su ciascuna categoria si ritrovano, sì, elencati singoli esercizi, sì, e si vede all'interno di ciascuno il giudizio dato dai ragazzi, che oltre a rappresentare una frase, diciamo, di presentazione appunto dell'esercizio, hanno valutato i punti di forza di ogni negozio, sì, rispetto alla provenienza delle materie prime, al riutilizzo del materiale rimasto invenduto e al riciclo dei rifiuti che vengono appunto svolti di giorno in giorno. Questo hanno dato un giudizio del livello di sostenibilità. Quindi un modo per prendere proprio contatto, visione e anche valutazione, esatto, del loro livello di attenzione rispetto al tema della produzione e anche del riciclo. Esattamente, e del tipo di consumo. E del tipo di consumo, sì. L'obiettivo 12. Esattamente. E voi come avete coordinato questo lavoro fatto da loro? Allora, io sono stata la referente del progetto a livello di istituto, e quindi il nostro team di progetto, che è stato comunque costituito da insegnanti di primaria e docenti della secondaria, si è incontrato in maniera costante durante il corso dell'anno per fare sempre il punto della situazione, quindi rimodulare e anche monitorare l'andamento del progetto rispetto a come era stato pensato e come si stava sviluppando. Questo per creare anche una verticalità. Nello stesso sito, infatti, se vedete, c'è la pagina che cosa ha fatto la nostra scuola, dove noi troviamo il contenitore di tutta l'attività, non solo della secondaria. Ci sono le interviste condotte anche ai bambini della primaria che sono stati coinvolti, e quindi tutto il progetto di DigiGreen in questo sito trova la sua espressione generale e complessiva, e si vede proprio anche la verticalità e anche come gli obiettivi sono stati coniugati in maniera coerente tra loro. Perfetto, mi sembra un modo molto concreto e anche didatticamente valido per affrontare i temi dell'Agenda 2030. Sì. Complimenti. Grazie. Buon lavoro, a presto. Grazie.